Salve a tutti. Quest'oggi vorrei parlarvi di un articolo che ho letto sulla Repubblica di oggi in merito alla tassazione fiscale in Italia e ai diritti civili politici degli italiani. L'articolo è in merito a una provocazione, io credo, di Francesco Pizzetti, che è un docente di diritto costituzionale, e praticamente la sua proposta, provocazione, è di togliere il diritto di voto agli evasori. Io credo che questa sia più che altro una provocazione, però è interessante perché per varie cose. Diciamo che in Italia c'è in effetti un problema di evasione, perché noi siamo credo il secondo paese in Europa per evasione prima della Grecia, cioè la Grecia ci supera, noi ne stiamo dietro. Comunque al di là di questo, dato oggettivo, noi sappiamo benissimo che in Italia l'evasore non viene visto in maniera tendenzialmente negativa, tranne che da qualcuno forse, ma tendenzialmente l'evasore viene visto come un furbo che l'ha fatta franca, che è riuscito a evitare di pagare le tasse, quindi non ha fatto un danno agli altri, ma ha fatto qualcosa di positivo a se stesso, e forse molte persone vorrebbero fare come lui se potessero. Questa è una questione culturale che è interessante, perché se noi guardiamo per esempio quella che è la mentalità per esempio nei paesi anglosassoni e gli stessi Stati Uniti, che pure possiamo criticare per molti punti di vista, l'evasore viene visto sempre in maniera negativa, perché viene visto qualcuno come che danneggia la comunità, perché ruba i soldi che non versa come tasse agli altri. E questo credo valga anche per molti paesi del nord Europa, eccetera. E sono paesi di solito, almeno quelli del nord Europa, dove le cose vanno un po' meglio, le tasse sono pagate di più, eccetera. In America forse la differenza è che la tassazione è molto più bassa, e questo può essere magari una scusante che porta magari meno americani a vedere come legittimo il non pagare le tasse. Infatti l'altro punto, però l'altra questione da non dimenticare, è appunto il fatto che la tassazione in Italia è molto elevata. Noi, un articolo del Corriere della Sera, in questo caso del 19 luglio, che riconosce che l'Italia è il primo posto mondiale come pressione fiscale, siamo circa al 55%, poi dipende dagli scaglioni, ma intorno al 55%, il che vuol dire che più della metà di quello che guadagna una persona che paga le tasse va in tassazione. Questa è una pressione fiscale molto, molto grave, io credo, perché se noi pensiamo, facciamo solo un esempio, ovviamente noi viviamo in uno stato moderno, quindi è una semplificazione questa, però a livello di provocazione voglio lanciare una riflessione. Come vedete dove mi trovo adesso, cioè nello set del Nome della Rosa, questo lo... per come dire, fare un link tra quello che è oggi e quello che era nel Medioevo. Nel Medioevo c'era una tassazione che era definita decima, che era appunto il 10%. Noi siamo a 5 e più volte tanto. Questa è una pressione appunto molto grave. Quindi la provocazione di questo Pizzetti è interessante per poter far riflettere, però non può e non ci possiamo esimere da guardare anche l'altra faccia della medaglia, cioè gli italiani evadono, però non dico abbiano una scusante, però c'è un problema di una tassazione enorme. Quindi la chiave di volta potrebbe essere pagare tutti ma pagare meno, e questo può essere fatto solo se prima avviene una riduzione delle tasse, perché gli enti economici hanno dei limiti, per cui oltre un certo limite ci può scattare il meccanismo per cui una persona o un ente economico può decidere di non produrre più in Italia, perché la tassazione è così alta che non è conveniente. Ovviamente non lo può fare l'operaio, ma lo possono fare le imprese, e lo minacciano di fare, e l'hanno fatto tante volte, anche per altre motivazioni, ma anche per altre problematiche, tassazione e altro, perché c'è un discorso di burocrazia eccessiva, eccetera. La provocazione di questo Pizzetti è interessante, io la estenderei anche, perché non è sbagliato il discorso che gli inglesi dicono: nessuna tassazione senza rappresentazione, e questa è l'essenza della democrazia, perché una democrazia rappresentativa, come dire, noi abbiamo il potere di poter influire sull'esecutivo nel momento in cui mandiamo, abbiamo un potere di voto che ci permette di eleggere dei candidati che poi ci rappresenteranno. Quindi è giusto questo. Lui la inverte dicendo: nessuna rappresentazione senza tassazione, d'accordo. Però è anche vero che, e questo può essere esteso anche, quindi, non solo il discorso che chi non paga le tasse non dovrebbe avere i diritti politici, ma nemmeno chi commette dei reati, cioè chi all'interno di uno Stato ne prende, tra virgolette, i pregi, ne prende quelli che sono i servizi, ma poi rifiuta quelle che è le regole fondamentali giuridiche dello Stato. Questo non ha senso, tant'è che già esistono delle leggi in merito che portano all'interdizione dei pubblici uffici per dei reati particolari. Questo, ed è la motivazione è ovvia, cioè nel momento in cui una persona
si dimostra di essere contro lo Stato, quelle che sono le sue leggi, non ha, tra virgolette, la morale giuridica minima per poter accedere, avere il diritto di accedere a essere un rappresentante, un elemento di quello Stato. Il paradosso tutto italiano è che abbiamo in Parlamento delle persone condannate in via definitiva, che appunto in Parlamento possono fare leggi. Questo è un paradosso, perché c'è un conflitto di interessi in un certo senso, comunque non ci sono le capacità, c'è una dichiarazione nel fatto di uno che ha contravvenuto delle leggi, c'è una dichiarazione di non fiducia, di non stima delle leggi dello Stato, e quindi non può questa persona poi arrogarsi di fare le leggi dello Stato. Quindi questo articolo su Francesco Pizzetti è interessante come provocazione, io lancio la mia, cioè allargare anche questa restrizione qui, però considerando anche i diritti, perché il rapporto cittadino-Stato è un rapporto di diritti e di doveri. Nel momento in cui c'è un equilibrio tra le due cose, io credo che possa crescere ogni comunità e ogni Stato possa funzionare meglio, persino un paese come l'Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato questa mia riflessione, spero che avrete delle opinioni da condividere, delle critiche, o altre soluzioni magari per far funzionare meglio questo Stato. Vi ringrazio ancora e alla prossima.